Arriva lo stop alla plastica dal 14 gennaio. Piatti, bicchieri e contenitori dovranno essere biodegradabili e compostabili. Chi ha delle giacenze in magazzino potrà venderle fino all'esaurimento dei prodotti. Entra in vigore il decreto legislativo 196/2021 che attua la direttiva europea contro i single use plastics, una misura per contrastare l'inquinamento da plastica, normativa molto chiara, che consente tuttavia la vendita di oggetti in plastica monouso realizzati con polimeri naturali non modificati chimicamente. Iniziamo il 2022 con una buona notizia, è entrato finalmente in vigore a partire in realtà dal 14 gennaio 2022 la direttiva europea, la 2019-904, che vieta l'utilizzo dei recipienti, dei piatti in plastiche non degradabili o anche oxodegradabili. Si tratta diciamo, del mondo dell'usa e getta, cioè materiali, bicchieri, piatti e quant'altro, che è costituito da materie plastiche ecco, superiori al 60%, o oxodegradabili, cioè materie plastiche che contengono degli additivi tali che con la degradazione si frammentano in mille pezzi, però questa frammentazione, questi mille pezzi fanno veramente tanto danno ai nostri mari, ai nostri ambienti. In Italia si potranno usare comunque contenitori con rivestimenti in materiale plastico, purché sia inferiore al 10% del peso dell'articolo, una posizione, quella del nostro paese, meno rigida rispetto agli altri d'Europa, per cui sarà bene assumere atteggiamenti virtuosi per rispettare di più l'ambiente. Dobbiamo imparare ad essere dei consumatori attenti, chiedere ove possibile diciamo, l'eliminazione in giro che c'è ancora nelle scorte degli esercenti che hanno le varie attività commerciali di questo materiale usa e getta. Quando si va al bar, possibilmente fare notare che è uno spreco, è una cosa che non è più corretto fare, servire il caffè con un bicchiere d'acqua in un bicchiere di plastica. È uno spreco eccessivo, è un cattivo comportamento che va cambiato. Così come dobbiamo sollecitare chi ha responsabilità di governo, di scuole, di enti, associazioni, a sostituire. Dove è possibile, ed è quasi sempre possibile, i bicchieri in plastica con bicchieri compostabili. Io penso alle macchine che distribuiscono caffè o quant'altro, utilizzano ancora i bicchieri fatti in materie plastiche.